A poco più di 2 mesi dal terribile pestaggio di via Genova a Prato, con un giovane preso a calci e pugni dopo una banale lite, i carabinieri sono riusciti a dare un nome e un volto ai 4 responsabili dell'aggressione. Si tratta di un quartetto di trentenni, tutti residenti in provincia di Prato, che sono stati al momento denunciati per i reati di rissa e lesioni aggravate, nei cui confronti sarà ora la procura a dover valutare e qualificare le condotte anche in vista di possibili provvedimenti cautelari. La rissa, avvenuta la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, vide come protagonisti alcuni avventori del pub Loft 01, già in passato teatro di risse, e fu anche ripresa da alcuni spettatori con il video che divenne poi virale sui social. Una scena da far west a cui hanno assistito altri giovani, come documenta l'audio del video, in cui si sentono diverse voci e una in particolare che, riferendosi alla persona a terra colpita con calci in faccia, dice: "È morto. È morto", un'azione che poteva avere conseguenze anche tragiche, come purtroppo ci insegna la cronaca di questi anni. E proprio analizzando le immagini video, i carabinieri della compagnia di Prato sono riusciti a identificare picchiatori. Le immagini, insieme alle numerose testimonianze raccolte dalle persone informate sui fatti via via identificate, hanno consentito di ricostruire con esattezza quello che accadde quella notte e anche di identificare un quarto aggressore oltre ai 3 visibili nel video. In seguito al pestaggio, il ferito, un 27enne, riportò 30 giorni di prognosi.